di non andare nel tecnico di nulla, ma appunto di raccontarvi un po' quella che è, diciamo, la storia del nostro contributo alla gestione di questa pandemia. Quindi ho strutturato la presentazione per farvi capire come siamo arrivati ad alcuni snodi importanti di questa pandemia, che vedete qua, ma li conosciamo tutti, insomma, da febbraio 2020, che cosa dobbiamo fare, cosa sta succedendo in Lombardia, fino alle aperture di adesso, di aprile, e farvi vedere mano a mano come abbiamo costruito i modelli che abbiamo utilizzato per provare a dare un qualche supporto a chi poi doveva decidere. Come vedrete, e questo spero che sia l'unico vero messaggio tecnico che vi portate via da questa presentazione, noi i modelli che abbiamo fatto sono strutturalmente di una semplicità disarmante, nel senso che non abbiamo mai utilizzato modelli più complessi di un SIR, magari strutturato per età, perché questa è una malattia che senza età difficilmente tratti, insomma, se non altro per quanto riguarda la progressione clinica dei casi. E tutto quello che invece ci sta di supporto allo sviluppo di questi modelli, secondo me, è la parte più interessante, sia da un punto di vista biologico che poi per fare i modelli stessi, nel senso che secondo noi i modelli devono avere pochi parametri liberi, idealmente zero, perché tutto quello che serve me lo imparo dai dati. Questo è il nostro approccio che abbiamo sempre provato a tenere e anche in questi esempi che abbiamo fatto per il governo in generale, diciamo. E niente, l'idea è di raccontarvi appunto questo modo di costruire modelli semplici ma molto complicati poi da un punto di vista invece di capire la storia naturale del Covid. Allora, non parto veramente dal piano pandemico, dal piano di preparazione perché ci torno un attimo molto velocemente dopo. Parto dalla Lombardia. Allora, noi il 21 di febbraio siamo stati chiamati e abbiamo dovuto capire che dati raccogliere, e questa sarebbe già una storia interessante per sé, per capire il livello di preparazione del paese a un'emergenza simile. Non c'era nulla di pronto. Se raccogliere o no la famigerata data di inizio sintomi è una cosa che abbiamo deciso il 21 di febbraio, non prima, non c'era un sistema a supporto. Comunque, al di là di questa, che insomma. Però è utile sapere anche queste cose. La figura di sinistra è quello con cui ci siamo imbattuti. Chiaramente questa è la figura dei casi sintomatici all'8 marzo, credo. È chiaro che all'inizio, al 24, noi abbiamo cominciato a dare le prime stime al 28, credo di ricordare, di febbraio. Il dato non era così, però diciamo che si è stabilizzato molto presto, nel senso che a destra vedete quella che è ormai la curva definitiva dei casi di Regione Lombardia, e però se facciamo uno zoom sulla parte iniziale vedete che non c'è una sostanziale differenza da quello che sapevamo, diciamo intorno appena dopo il 20 fino al 30, fino al 28 di febbraio, i primi giorni di marzo. Quindi i dati sono restati molto stabili. Quindi la prima cosa che a uno viene in mente di calcolare è l'R0. Però prima di calcolare l'R0 avevamo anche cominciato a dare un'occhiata alla distribuzione spaziale dei casi. E qui inverto le figure. Nell'inset, nel blocco grande, c'è il dato finale. Questa è la distribuzione di quello che sappiamo oggi, rispetto a quello che è successo a febbraio 2020, e vedete che insomma i casi già il 10 di febbraio, oltre a essere tantini, come avete visto forse dalla slide precedente, erano anche distribuiti un po' qua e un po' là, cioè già il 20 febbraio probabilmente metà dei comuni lombardi, quando noi abbiamo trovato il paziente 1, di pazienti con numeri negativi allora ce n'erano tantissimi perché la diffusione era in quasi diciamo il 50% delle municipalità lombarde. Al 9 marzo, data del lockdown o giù di lì, l'epidemia era ovunque e a livelli di incidenza altissimi, diciamo, ecco così. E
E però anche questo è una cosa che, di cui ci siamo accorti subito, perché a destra vedete invece cosa sapevamo appena agli inizi di marzo, cioè i tre cluster principali, che poi Cremona era un cluster allora, poi abbiamo capito che non era un cluster veramente, però Codogno e la Val Seriana erano evidentissimi già al 15 di febbraio, e di questo noi avevamo accortezza, insomma, prima della fine di febbraio del 2020. Quindi insomma la situazione, già senza far conti ma semplicemente guardando i dati, era preoccupante di suo, anche perché attaccandoci quel po' che si sapeva della clinica che veniva dalla Cina, i dati erano abbastanza preoccupanti. Scusa, nota tecnica, Andrea, tu interrompimi perché magari io non so quanto ci metto, se vedi che vado lungo dimmi di tagliare, perché io ho preparato un po' di slide, non so dove arriverò, ecco, alla fine della presentazione. Dammi un cenno quando stiamo per finire, che così velocizzo. Quindi dopo, insomma, questa è la panoramica su quello che sapevamo, che mostra che tutto sommato sapevamo abbastanza bene quello che stava succedendo, perché quello che è successo poi non ha cambiato molto i dati di quel periodo che ci interessa. Quindi la prima cosa, ovviamente, quando sei davanti a un'epidemia, è provare a stimare l'R0. Però per calcolare R0 dobbiamo avere l'intervallo seriale, altrimenti è un gatto che si morde la coda, nel senso che è praticamente impossibile stimare coerentemente una trasmissibilità senza sapere quanto tempo ci vuole a fare le infezioni. Quindi l'intervallo seriale è un'approssimazione del tempo di generazione, che sarebbe il tempo da infezione in un caso primario ai casi secondari, si approssima, perché non si sa fare altro, con l'intervallo seriale, che è il tempo tra i sintomi di un caso indice e i sintomi nelle infezioni generate da questo caso. Sono dati, per carità, sono quello che sono, nel senso che poi ci abbiamo fittato una gamma, perché la gamma è una gamma discreta, ovviamente, ma al di là che sia discreta, è una distribuzione adeguata a modellizzare gli intervalli seriali. È chiaro che il dato è sporco, e quello che è peggio è che nel progredire dell'epidemia di dati migliori non ne sono saltati fuori, nel senso che poi hanno anche cambiato le regole di contact tracing, per cui quello che era un esercizio che ci è venuto decentemente bene, perché le stime che otteniamo sono in linea con tutte quelle del mondo, più o meno, con alcune eccezioni che poi vedremo pure, però tutto sommato non è neanche un risultato orrendo questo qua, che ci ha permesso di calcolare R0 in un modo ragionevole, direi. E poi appunto con l'intervallo seriale, tramite l'equazione di rinnovo, uno può calcolare l'R0, può calcolare l'andamento della trasmissibilità nel tempo per tener conto di interventi o quel che si voglia. Calo di suscettibili no, almeno per ora, e queste sono le stime che abbiamo ottenuto ancora prima, molto simili a quelle che abbiamo ottenuto il 28 febbraio, poi queste si sono stabilizzate come stime a inizio marzo, e sono le prime stime con cui ci siamo imbattuti. Insomma, si vede chiaramente che Bergamo e Codogno stesso, ma anche Cremona, che però era molto ospedaliero come cluster, quindi non ha un gran senso, e la trasmissibilità era alta, altissima, più alta di quella che avevamo misurato in Cina. Poi, andando a rifare queste stime con il dato definitivo, ed è la tabella di destra, vedete che insomma i numeri sono un po' cambiati magari, però sostanzialmente si sono confermati. Vedete delle stime un po' più basse in quelle province che sono state le meno toccate all'inizio, dove abbiamo fatto delle stime di trasmissibilità quando già c'erano interventi in corso, la chiusura delle scuole molto in anticipo rispetto al resto d'Italia e altre cose che avevano fatto in Lombardia e in altre regioni del nord, per carità. Quindi questo è il primo risultato che insomma ci faceva comprendere che la situazione non era per nulla semplice da gestire, perché una trasmissibilità di questo tipo è difficilmente gestibile, soprattutto se accompagnata ai risultati di queste due slide, che secondo me sono quelle che hanno messo la pietra tombale sulla possibilità di in qualche modo contenere localmente il Covid,
perché l'idea, io ce l'avevo la speranza che si potesse contenerlo, no? Nel senso, arrivano i casi dalla Cina o da dove vogliamo, ci sono i cluster, interveniamo, conteniamo e andiamo avanti così. La chance c'era, ma dopo queste slide qui la chance secondo me era nulla. Io partirei dal grafico di destra, che è un lavoro che abbiamo fatto in Cina, e secondo me è il primo enorme warning che abbiamo ricevuto, nel senso che noi ci siamo stimati anche qua da dati di contatto, che peraltro sono estremamente migliori in termini di qualità dei nostri italiani, perché di ogni paziente tu sai dove è stato, quando, chi ha incontrato, sai se queste persone hanno sviluppato la malattia, no, e quindi sono dati veramente molto belli, molto più belli dei nostri. Ma anche lì ci sarebbe da parlare di preparedness, di preparazione, di come i paesi sono anche abituati a gestire certe situazioni e quindi si preparano e altri se ne sono dimenticati di queste cose. Però confrontando quello che è il periodo di incubazione, che è la linea blu, che è il tempo che ci vuole dall'infezione allo sviluppo dei sintomi, e in media è circa 5,2 giorni per la Cina, e l'intervallo seriale, che è di circa 5,1 giorni, vedete che si sovrappongono. Quindi vuol dire, questo grafico mostra che il tempo che io ci metto a sviluppare i sintomi è lo stesso tempo che ci metto a infettare i miei contatti, che è una dimostrazione indiretta della trasmissione presintomatica. Allora, questo è una cosa che ti fa capire che l'isolamento dei casi, per quanto necessario, bisogna farlo, qualche caso lo risparmi, però l'isolamento dei casi è una strategia che non funzionerà tanto bene. Se poi questo lo accoppiamo con le stime di R0 che abbiamo visto prima, capite che il disastro è quasi garantito. E poi il secondo warning, questo invece molto italiano, veniva dal grafico di sinistra, dove abbiamo misurato la carica virale dei sintomatici e degli asintomatici e non c'era differenza statistica. Quindi questo vuol dire che, non che gli asintomatici trasmettono meno, che trasmettono uguale, questo non si sa. Direi che non si sa nemmeno oggi, a un anno e mezzo di distanza. Perché? Perché probabilmente i sintomi ti aiutano a sparare in qualche modo il virus un po' più lontano, a infettare un po' di più persone. D'altra parte il sintomatico viene individuato e isolato, mentre un asintomatico quasi sempre no, quindi le due cose si bilanciano, però diciamo a prescindere non è un bel messaggio. Non è un bel messaggio perché il potenziale di trasmissione è lo stesso nelle due categorie. Ecco, se mettiamo tutto insieme questo, secondo me non serviva neanche fare tanti modelli per capire che non andava bene la faccenda. Questi grafici però hanno anche un impatto, queste stime, hanno anche un impatto sulla nostra scelta di fare dei modelli semplici, cioè che senso ha andare a complicare i modelli con periodi di incubazione che tanto si trasmette uguale, differenziare tra sintomatici e asintomatici, che tanto probabilmente non c'è nemmeno questa grossa differenza nella trasmissione, o comunque se c'è è lo stesso, perché poi chi guida tutto è l'R0, che sia da parte dei sintomatici o degli asintomatici in ugual misura cambia poco. Diverso sarebbe se uno vuole valutare l'impatto dell'isolamento, che allora lì sì devi complicare il modello, ma per dire quello che succederà non è particolarmente rilevante. E poi la clinica, ovviamente di clinica sapevamo poco o nulla, sapevamo quel po' che veniva dalla Cina, in realtà non è che sapessimo poco, però è chiaro che insomma anche i sistemi sanitari sono diversi e abbiamo cominciato a guardare un po' cosa succedeva ai primi pazienti che vedevamo. Qua chiaramente vediamo un lavoro di metà marzo, di pazienti ce n'erano già 1600 circa in terapia intensiva. Però quello, io al di là della clinica, che poi vedremo tanto di clinica, però tre cose ho evidenziato con quei circoletti blu. La prima, che già il circoletto in alto a sinistra ci faceva intuire che questa è una malattia, ahimè, che colpisce molto di più i maschi delle femmine, o meglio così probabilmente, non ahimè, perché i pazienti ammessi in terapia intensiva erano prevalentemente maschi.
Sotto ci fa vedere che la mortalità in terapia intensiva era enorme, perché tra quelli che avevano un outcome definitivo il 60% erano morti. E oggi i numeri sono più bassi, ma vedremo anche quello, perché non è che sia drammaticamente migliorato il modo con cui li trattiamo, forse ci sono altre questioni. E poi il circoletto in alto a destra, che era forse il più preoccupante di tutti, perché questa che è una malattia che sapevamo avrebbe colpito gli anziani. Guardate quanti over 80 sono finiti in terapia intensiva su 1591 persone, 22. Per una malattia che è prevalentemente degli anziani, questa è la dimostrazione della tragedia, perché vuol dire che forse per la prima volta in questo paese abbiamo scelto chi far vivere e chi no. Questo ha avuto un impatto enorme su chi lavorava in terapia intensiva e anche penso che come cittadini non ci deva fare piacere questo. Chiaramente non c'è da criticare nessuno. Quando le risorse sono limitate si usano al meglio ed è giusto salvare un ventenne piuttosto che un ottantenne. Però fa pensare il fatto che per la prima volta abbiamo deciso chi vive e chi no. Allora, noi all'inizio, allora appunto, la questione era cosa abbiamo di fronte e che cosa dobbiamo fare, cosa ci aspetta e che cosa fare. E per rispondere a questa domanda abbiamo fatto un modello molto semplice, è un SIR con struttura di età, con i contatti che poi non ci siamo più mossi da lì perché alla fine abbiamo sempre fatto quello. È un SIR praticamente con trasmissione eterogenea per età, guidata da contatti sociali che vengono dalle famose matrici Polymot, quanti contatti hai per età, a seconda della tua età. Abbiamo complicato, ma non era nemmeno necessario, per avere un tempo di generazione gamma, abbiamo messo tre classi di infettivi invece che una, e abbiamo fatto tanti modelli in parallelo, uno per ogni municipalità, per capire l'andamento in ogni comune e poi aggregato tutto per avere una panoramica sulla Lombardia intera in qualche modo. Il modello segue decentemente bene la progressione dei casi e segue anche decentemente bene la distribuzione di casi critici per classe di età. Quindi molti più casi critici sopra i 70 e molti meno sotto, insomma, quello che poi si è verificato. E poi abbiamo fatto uno scenario che, ahimè, qualche malintenzionato, se vede queste figure, potrebbe oggi dire che avevamo sbagliato le predizioni, no? Perché chiaramente noi qui assumiamo nessun tipo di intervento, perché è quello che ti interessa capire, dove andiamo se non facciamo nulla. E dove andiamo se non facciamo nulla era disastroso, nel senso che secondo questo modello ci si attendeva per fine marzo un qualcosa tipo in media 20.000 casi giornalieri e un numero di casi critici che vedete a destra abbastanza spaventoso, insomma, perché 40.000 casi critici con una mortalità circa del 50%. 100, anche se abbiamo visto che era del 60 allora, beh, insomma, vuol dire 20.000 morti entro la fine del mese di febbraio, di marzo. Quindi questo in qualche modo è quello che abbiamo mostrato e che forse è stato utilizzato per prendere qualche decisione. Ora io faccio un passo indietro perché ho saltato il primo item della prima lista, il piano di risposta al Covid che per molto tempo è stato delle slide, il piano esiste, non esiste, chiaramente questo è quello che fa un po' ridere, questa la dico perché, voglio dire, per mesi tutti a chiedere che cos'è sto piano, dove sta, esiste, non esiste. E una volta che il Ministero ha dovuto metterlo sul suo sito pubblico, infatti adesso è pubblico, per quello che lo faccio mostrare, nessuno ha più chiesto niente, come se il problema fosse che il piano fosse pubblico e non che cosa ci fosse dentro. No, questa è la mia considerazione, però è un po' così. Il piano è fatto, abbiamo cominciato a farlo a inizi di febbraio. E chiaramente Covid c'era, ma non lo sapevamo. E se voi guardate queste due paginette del piano, sono un po' lo spirito con cui è stato costruito il piano ed è un po' quello che accennavo prima. Noi siamo partiti da quello che abbiamo osservato in Cina, cioè
una crescita di casi in tutti i distretti fuori Wuhan, fuori Hubei, che è il distretto di Wuhan, e però a seguito di misure imponenti, diciamo, perché il lockdown cinese era molto più severo del nostro, la trasmissibilità nel giro di 2-3 settimane scende sotto la soglia, che vuol dire che tu puoi contenere l'epidemia. E questo è lo spirito del piano con cui eravamo partiti, nel senso, quello che vi dicevo prima, arrivano i casi, anche un focolaio grande, usiamo le bombe per contenere questi focolai e andiamo avanti così. Il dramma è la seconda o terza slide che vi ho mostrato, cioè qui non c'era un focolaio, due focolai, 10 focolai, qui c'era un'epidemia diffusa ovunque e quindi praticamente incontenibile con misure locali, per quanto importanti. E questo comunque è il piano, era fatto così, e il piano ci siamo accorti che è saltato molto velocemente e quindi sono state fatte scelte diverse rispetto al contenimento locale. Poi ovviamente il secondo passo è sempre collegato al primo ed è ovviamente anche guardare quello che c'era fuori della Lombardia, e queste sono le stime che abbiamo fatto con gli stessi metodi in altre regioni, in realtà in tutte, qui ne mostriamo alcune di significative, e secondo me questa è la slide che in qualche modo supporta il lockdown. Insomma, è inutile girarci intorno, c'è chi dice che non serviva farlo, e io dico che invece serviva farlo e che non c'erano alternative, perché la trasmissibilità è la stessa in tutte queste regioni, andiamo dalla Lombardia al nord fino alla Puglia, l'R0 sempre lì sta, quindi non è che ci fosse troppe alternative. Mi spiego meglio però, sarebbe necessario oggi? Forse no, anzi senza il forse, io dico di no, ma questo ce l'ha insegnato poi il resto dell'epidemia, noi abbiamo altri strumenti per limitare il Covid rispetto al lockdown, però per dire che non serviva bisogna ritornare indietro con l'orologio a quei giorni là, e bisogna capire che non avevamo le mascherine, i posti di lavoro non erano quelli di oggi, noi è stato rivisto tutto come si sta sui posti di lavoro, le stesse scuole sono state completamente riorganizzate, quindi allora non c'era niente di tutto ciò, quindi voglio dire, è facile dire no, non serviva farlo in Puglia perché c'erano pochi casi, sì, però cosa facevi in alternativa? L'R0 questo è, e con che armi l'avremmo sconfitto il Covid asintomatico e presintomatico in Puglia senza nessun altro strumento di intervento che abbiamo oggi? E poi anche questa è una slide interessante perché voglio dire, un'altra questione importante era, ok, adesso noi abbiamo fatto il lockdown, ma e per tornare alla normalità quanto tempo ci vuole? Già noi nel piano accennavamo che ci sarebbero volute 3-4 settimane, 2-3 settimane, perché parlavamo di 3 o 4 tempi di generazione, di 3-4 generazioni di casi. E questo è l'analisi che abbiamo fatto, penso, ad aprile, e che mostra appunto che l'R0, dove lo abbiamo saputo misurare perché c'era crescita esponenziale, come abbiamo visto prima, è intorno a 3 un po' dappertutto. L'RT, che non è l'R0, però perché non c'era proprio crescita esponenziale, fino al 10 marzo era più o meno lo stesso in tutte le province e regioni italiane, e poi vedete che al 25 marzo, al 18 marzo, che è una settimana dopo il lockdown, al 25 marzo, 2 settimane dopo il lockdown, l'RT va già sotto 1 o intorno a 1 quasi dappertutto, per poi stabilizzarsi dal 26 marzo fino a metà aprile a valori abbondantemente sotto 1 ovunque. E questa è una slide importante perché noi a quell'epoca là non si sapeva ancora quali armi utilizzare, a parte il lockdown, c'era solo quello, non è che avessimo idea di appunto mascherine o la possibilità di riorganizzare i posti di lavoro che è stato fatto in modo eccellente, secondo me,
Però questa era una slide importante perché ti diceva, vabbè, sai, male che vada, un'arma ce l'abbiamo, sarà brutta, indigesta la popolazione, giustamente indigesta, però ce l'abbiamo ed è l'unica risorsa che avevamo a disposizione. 2 settimane, se in 2 settimane abbiamo buttato la trasmissibilità sotto 1 a partire da una situazione in certe regioni disastrosa in termini di incidenza, beh, se non facciamo stupidaggini che facciamo ritornare l'incidenza altissima, vuol dire che possiamo anche non stare più 3 mesi in lockdown, possiamo fare dei lockdown molto più brevi. In 2 settimane sappiamo che la trasmissibilità andrà sotto 1 e non servirà starci per 3 mesi per far andare l'incidenza a valori accettabili. Quindi era un'ancora di salvataggio questa slide in qualche modo. E dopo, adesso qui invece. E vi comincio a raccontare perché il secondo step è stato le riaperture di aprile. E le riaperture di aprile, come ci siamo arrivati? Beh, ci siamo arrivati praticamente col modello molto simile a quello di prima, però abbiamo cercato di capire molte delle cose che prima non c'erano chiare. Ad esempio, i bambini tutti sapevamo che non li vedevamo, ma appunto non li vediamo perché non si infettano o perché non hanno i sintomi. In realtà vedremo un po' tutte e due le cose. Ma in questo primo lavoro qui abbiamo visto che proprio non si infettano, cioè esposti al rischio in gruppi di persone esposti a contatti, a casi di Covid, sviluppano l'infezione con probabilità molto minore rispetto agli adulti e molto molto minore rispetto agli anziani che hanno una probabilità di sviluppare la malattia più alta degli adulti. Poi appunto abbiamo guardato i sintomi e qui appunto tutte e due le cose per i bambini, nel senso che se andiamo a vedere i sintomi, la probabilità di sviluppare i sintomi a seguito dell'infezione, anche qua misurata in gruppi molto ben diciamo solidi, non so come dirlo, insomma, sono gruppi di contatti di casi, quindi noi abbiamo un caso, abbiamo i contatti che sono tutti persone esposte al rischio. Tutte queste persone sono state testate o col test o con gli anticorpi e quindi noi sappiamo se, con una certa approssimazione, però sappiamo abbastanza bene chi si è infettato, chi no, chi ha sviluppato i sintomi, chi no. Cioè, in breve conosciamo i denominatori, che sono il punto critico di tutte queste indagini, perché per fare queste stime tu devi avere un denominatore e noi qui ce l'abbiamo perché sono le persone esposte al rischio. Comunque, vabbè, a parte questi dettagli metodologici, vedete che insomma, la probabilità per i ragazzi e bambini di sviluppare l'infezione, di sviluppare i sintomi clinici, che sono la febbre e i sintomi respiratori, è molto bassa, cioè è un 20%, cosa che si aumenta a dismisura negli over 80, dove circa il 65% delle persone sviluppa sintomi clinici e ovviamente la malattia grave, critica, non grave. Quella critica che richiede la terapia intensiva o porta alla morte, vedete che è estremamente alta negli over 80, una probabilità di circa il 25% se fai l'infezione di finire in terapia intensiva per i maschi. E anche qua si vede quello che si vedeva prima, le femmine hanno una probabilità minore di sviluppare la malattia critica, mentre non ci sono sostanziali differenze nello sviluppare la malattia sintomatica comunque. Altra questione, sì, collegata a quello che dicevo prima, noi abbiamo un sistema di sorveglianza, ma quanti casi vediamo rispetto a quelli che ci sono veramente? Questa slide dà una parziale risposta, nel senso che anche qua un gruppo molto controllato, persone che vivono in 5 comuni distinti, tutte testate all'80% con gli anticorpi, quindi il sierologico. Il 20% restante è o operatori sanitari oppure persone in RSA che sono state escluse dallo studio, però la popolazione generale ce l'avevamo quasi tutta e si vede che insomma per un bambino che vediamo sotto i 20 anni, un ragazzo, ce n'è altri 7 in comunità che non abbiamo individuato e questo ratio qua decresce con l'età, gli adulti, cioè gli anziani li abbiamo visti praticamente tutti, ma è collegato al fatto di prima che quasi tutti sviluppano i sintomi clinici. In totale ti dice, in media per un caso che abbiamo visto ce ne siamo persi 3,4.
Quindi abbiamo visto veramente la punta dell'iceberg, soprattutto in certe classi di età. In termini di infezione, poi la malattia, chiaro che i bambini non sono un problema clinico, però in termini di trasmissione magari un po' lo sono. Vabbè, questa la salto perché sennò non finiamo più. Il tasso d'attacco in famiglia che aumenta con la dimensione delle famiglie. E la mortalità, anche qua, l'infection fatality rate, cioè con che probabilità si muore a seguito dell'infezione, che non è il case fatality ratio, cioè quanti muoiono tra i casi che ho trovato, che viaggiavamo sul 9-10%, adesso non me lo ricordo bene. Qui si viaggia intorno all'1,5%, però queste sono stime per infezione, che sono quelle che sono veramente la cosa giusta da calcolare. E anche qua vedete che, insomma, ci sono numeri orrendi negli anziani, e le femmine che muoiono meno dei maschi, però insomma un 23% di mortalità sopra gli 80 anni a seguito dell'infezione nei maschi è un qualche cosa che mette un po' i brividi, ecco. E la mortalità scende a zero, diciamo sotto i 50 anni, per capirci. Zero, poi casi sfortunati ci sono sempre, però diciamo che è qualche cosa statisticamente trascurabile, per quanto tutte le vite umane siano importanti. E ovviamente importante perché poi ci sono variazioni nel tempo, no? Cioè sistema sanitario sotto stress, terapie di supporto che forse sono un po' migliorate, questi numeri sono drammaticamente diminuiti già a partire da metà marzo. Io direi soprattutto a causa del minor stress sul sistema sanitario, perché terapie tutto sommato non è che ne siano saltate fuori chissà che roba nel corso di tutta questa pandemia. Però anche questo bisogna porre attenzione su questi numeri, perché poi parlare di mortalità, sì, non è una costante universale, ecco, la mortalità. Questa la salto perché è complicata. Ecco, vabbè, questo solo per vostra curiosità. Abbiamo appena buttato fuori sugli archivi un lavoro, che adesso è in review, non so neanche dove, un lavoro dove mettiamo tutto insieme, cioè proprio pensato per i modellisti. Che non è detto che sia adeguato all'oggi, perché appunto, come vi ho fatto vedere, i numeri poi cambiano, però almeno per quanto riguarda la Lombardia e la prima ondata, questo è un lavoro molto sistematico, cioè stimiamo le probabilità e i tempi a cui avvengono gli eventi per tutte le cose che uno ha in mente di mettere in un modello. E queste cose sono finite nel modello, nel famoso modello delle riaperture di aprile, che è un modello SIR come quello di prima, solo che abbiamo un po' maneggiato le matrici dei contatti, perché lì la domanda era: cosa riapriamo? Riapriamo il commercio, riapriamo l'industria, riapriamo le scuole? E allora tu devi disaggregare i tuoi dati in modo da rendere possibile queste stime. Abbiamo usato dati anche di mobilità, per andare a capire come è cambiato il trasporto, come è cambiato i contatti sui posti leisure, insomma, di divertimento, per capirci. Abbiamo fatto diversi scenari, che qualcuno ha definito fake news, ma va benissimo. Quindi questo è un lavoro adesso retrospettivo, però in realtà non è granché diverso da quello che abbiamo presentato ad aprile, veramente. Questo è quello che il modello dice sarebbe successo a seguito delle riaperture che sono state veramente fatte, cioè le riaperture parziali ai primi di maggio e l'uscita un po' più seria dal lockdown il 18 di maggio, concedendo più spazi per la socialità e concedendo moltissimo dal punto di vista del lavoro, invece quasi tutto il mondo del lavoro, a parte quelle cose un po' troppo pericolose, ecco, o ritenute un po' troppo pericolose. Come vedete, il modello funziona abbastanza bene, nel senso, almeno descrive bene quello che è successo, sia in termini di ospedalizzazioni, che è il grafico di sinistra, sia in termini di trasmissibilità, che è il grafico B. Vedete che l'RT del modello segue molto quello dei dati, a parte lo spike che c'è a metà agosto, che è dovuto a quello che è successo in estate, le discoteche, la Sardegna, e modellizza anche bene la clinica in termini di ospedalizzati, in termini di ammessi in terapia intensive a diversi istanti temporali. Ovviamente questo è il modello che non tutti hanno capito, forse senza il forse noi lo abbiamo spiegato male, anche perché non c'era stato chiesto di spiegarlo.
E però è stato usato per fare il suo dovere, cioè di dire all'interno di una serie possibile di scenari di riapertura che cosa puoi permetterti di fare e che cosa è meglio proprio neanche pensare di fare, voglio dire. E chiaramente il riaprire tutto, che era le famose 150.000 terapie intensive, in questo lavoro retrospettivo sono diventate 100.000, un po' meno, ma sapevamo di più di quel che è successo, ma grosso modo non è che cambi molto tra 100 e 150.000, no? Quindi casi critici più che terapie intensive veramente. E quindi questo è il modello che è stato usato per dare, diciamo, delle indicazioni su cosa fare, poi decide la politica, però tu gli puoi dire, guarda, questo è eccessivamente rischioso, questo scenario qua dice che se fai questo non andrà benissimo, dopodiché la politica decide cosa fare. Però questo era lo scopo. E lo stesso modello è stato utilizzato poi per l'autunno, perché anche qua ad agosto cosa succede? Mo' che riaprono le scuole a settembre? Punto di domanda. Abbiamo usato il modello per dire che le cose non sarebbero andate bene, intendiamoci, non solo le scuole. Tutta la ripresa... Torno un attimo qua perché è istruttivo, ma se voi guardate il pannello B, che è dove c'ho il mouse adesso, se noi guardiamo ad agosto e guardiamo la mobilità come era ripresa, siamo a livelli prepandemici, quindi non solo le scuole, perché sarebbe ingiusto, per quanto io penso che un ruolo lo hanno giocato e tutto il resto anche che ha aiutato, la ripresa autunnale, nonostante svariati alert dati alle regioni, a partire da agosto. E questo grafico fa vedere che il modello prediceva una ripartenza dell'epidemia quasi certa, ma con un'incertezza spaventosa. Giustamente spaventosa, secondo me, perché voler essere troppo precisi su queste cose qua si rischia solo di sbagliare. E questo è il motivo per cui è stato scritto quel documento che vedete lì a sinistra, le indicazioni operative, eccetera, eccetera, che conteneva le indicazioni per le regioni, perché se vi ricordate, in autunno la gestione dell'epidemia era a capo delle regioni. Il governo centrale aveva dichiarato che lo volevano le regioni, hanno detto mai più lockdown nazionale, l'epidemia ce la gestiamo noi, siamo differenti uno dall'altro, facciamo noi. Per aiutarli è stato fatto questo documento che conteneva i diversi scenari che poi sono arrivati più avanti a novembre, che avevano gradazioni di R0 diverse, da 1 a 1,25, da 1 a 25 a 1,5, sopra 1,5, e quelle gradazioni venivano da queste simulazioni qua. Quindi a seconda del disastro che avverrà in autunno, queste sono le misure che consigliamo. Il documento è stato fatto, io dico, non deve offendersi nessuno, ma è stato abbastanza disatteso quel documento. Insomma, io grossi interventi prima dell'intervento di nuovo del governo centrale il 6 di novembre non me ne ricordo. Ovviamente, quanto hanno funzionato gli interventi, le zone colorate introdotte il 6 di novembre? Beh, qui c'è una parziale stima, no? Nel senso che le zone gialle partivano da valori di RT un po' più bassi, ma non sono neanche andate sotto 1 statisticamente, e in effetti ci sono zone gialle che hanno avuto un problema persistente di alto numero di casi. Al contrario, le zone rosse partivano da un RT molto più alto, in media intorno all'1,4, adesso ma con picchi anche intorno al 2, in Lombardia ad esempio, e le zone rosse sono state in grado di ammazzare, abbassare la trasmissione abbondantemente sotto soglia. E queste sono tutte informazioni importanti. Poi è arrivato dicembre, il vaccino, erano licenziati i vaccini, le prime stime di efficacia sono arrivate, penso, l'ultima settimana dell'anno, di Pfizer ad esempio, mi ricordo. E lì abbiamo fatto un modello che anche qua non è molto diverso da quello che ho fatto vedere prima, è il lavoro di PNAS, a cui abbiamo aggiunto la vaccinazione e quello che si sapeva. Ora la figura che c'è qui, a parte che è complessa, non ve la spiego neanche, ma è demerito mio averla messa, non dovevo metterla perché è troppo complicata da spiegare. E questo comunque sono risultati un po' più
tengono conto della variante inglese. Le prime simulazioni che abbiamo fatto non tenevano conto della variante inglese, di cui a stento sapevamo dell'esistenza. Però l'idea di questo lavoro era, al variare di quante dosi facciamo, del coverage che raggiungeremo, di quanto dura la protezione, se cresce o non cresce la trasmissibilità a seguito delle varianti, ma allora non c'erano neanche queste stime che vedete adesso, che cosa può succedere di questa epidemia? E l'idea era appunto che ci sarebbe voluto ai rate di vaccinazione di quel tempo un anno secco, perché più o meno la fine della vaccinazione e il tempo, il completo rilassamento delle misure di distanziamento fisico capitavano lì intorno alla fine dell'anno. Ovviamente le cose, meno male, non sono andate così, perché il rate di vaccinazione è diventato 4, ma io penso anche di più, volte superiore a quello che noi assumevamo nella baseline. E quindi l'anticipo a settembre come data per tornare a una quasi normalità non è una sciocchezza, ecco. Volevo dire una cosa, ma me la sono dimenticata proprio adesso, forse non era così importante. Ok, vabbè, niente, non mi viene più quello che dovevo dirvi. Ovviamente adesso una delle cose, anche quello era un modello molto preliminare, voglio dire, adesso per rispondere a questa stessa domanda, insomma, uno vorrebbe quantomeno cominciare a tener conto anche di cosa succede dell'immunità, sia quella naturale che quella da vaccino. Di quella da vaccino non si sa nulla, perché ci vuole il tempo che passa per capire quanto dura. Però di quella da naturale, secondo me, abbiamo delle buone indicazioni di una durata, importante, voglio dire. Noi abbiamo fatto un prolungamento di quello studio di cui vi accennavo prima, quindi partiamo da popolazioni completamente, di cui conosciamo lo stato iniziale, sappiamo chi ha avuto il Covid e chi no. E poi li abbiamo seguiti nel tempo, nella seconda ondata, per vedere chi tra questi si infettava e chi tra questi soprattutto sviluppava un certo tipo di malattia sintomatica. E gli odds ratio dicono che dopo 8-10 mesi la probabilità di sviluppare la malattia sintomatica in chi ha già fatto il Covid è del 5% più o meno rispetto a chi non l'ha fatto. Quindi la protezione da malattia naturale, da infezione naturale, è abbastanza robusta. Chiaramente qui c'è un tempo a cui abbiamo fatto questa misura, bisognerebbe andare avanti, vedere come cala, se cala, ma calerà probabilmente, ma quanto cala nel tempo per avere delle cose più di dettaglio. Però intanto è già positivo sapere che dopo 10 mesi che ho fatto la malattia, difficilmente rifaccio la malattia sintomatica. Ecco, magari faccio l'infezione, ma la faccio blanda, che è una cosa importantissima. Poi sono arrivate le varianti. Qui sapete che partecipiamo all'indagine, alla sorveglianza genomica, facciamo le survey per capire quanto circola delle varie varianti, e abbiamo fatto anche degli esercizi di stima per capire quanto più trasmissibili sono certe varianti rispetto ad altre. Ad esempio qui vedete il confronto tra la alfa e delta, no, non so neanche com'è la più uno, è la brasiliana, penso che sia, non so se è la beta, non lo so, tra inglese e brasiliana. Credo che sia la gamma, la brasiliana. È la gamma, la brasiliana. Ok, alfa e gamma allora. E vedete che abbiamo fatto anche qua un modello, anche qui come sempre, modelli super semplici. Un modello SIR omogeneo, multistrain, perché ci sono 3 strain, cioè il wild type, cioè i lignaggi storici, e poi queste 2 varianti, quindi è un modello con 3 strain, ma molto semplice, un SIR in cui assumiamo peraltro che ci sia, perché anche questo è un dibattito ancora poco risolto direi, che ci sia o non ci sia cross protection da variante inglese e strain tradizionali protettivi rispetto al fare poi la brasiliana. Quindi i dati che avevamo, ve lo dico subito, non permettono di stimare il livello di cross protection, però i risultati dicono
qualunque sia il livello di cross protection che si assume, la trasmissibilità dell'inglese è circa il 50% in più degli strain tradizionali e la variante brasiliana è meno trasmissibile dell'inglese, con livelli di trasmissibilità che crescono al crescere del livello assunto di cross protection. Anche questo è stato usato per dire, vabbè signori, io non so che cosa succederà a marzo, ma una crescita ci sarà. Avevamo dubbi sul livello di impatto e poi abbiamo capito che non era nemmeno così basso l'impatto dell'onda della terza ondata di marzo, però avevamo detto che sicuramente le cose sarebbero andate male anche alla luce di questi risultati qua. E poi arrivo alla fine di questa lunga storia, ad aprile, oggi, le ennesime critiche su modelli, predizioni, scenari, un casino. E niente, io non è che vi racconto tanto questo documento è pubblico, quindi potete andare, però al di là che ovviamente è un'analisi che ha richiesto un sacco di tempo e di ingredienti, perché tutta l'analisi epidemiologica che vi ho fatto vedere prima, l'efficacia degli interventi, la vaccinazione, le varianti, sono tutte finite dentro in questa analisi che abbiamo fatto. Però quello che i risultati secondo me sono anche poco interessanti, voglio dire, si diceva essenzialmente che se teniamo RT sotto 1 si può riaprire ovviamente, ma insomma il livello il potenziale di trasmissione o di suscettibilità era ancora talmente elevato che andare anche a RT uguale a 1 o sopra 1 addirittura sarebbe stato un problema, grande o piccolo, ma un problema. E però giusto così, no? per un po' così anche prenderla con leggerezza, vi faccio solo vedere uno dei grafici che abbiamo mostrato, che sono le morti attese assumendo che RT salga a 1 a seguito delle riaperture del 26 aprile. Ora, se voi guardate qua, i morti predetti sono un centinaio al giorno. Allora, io non so quanti livelli, purtroppo io ci ho dovuto mettere attenzione a quello che hanno scritto i giornali, quando parlano di te, volente o nolente, li leggi. Però, se abbiamo, allora, questi ovviamente, come sempre, ci hanno accusato di tenere gli italiani in casa, legati, per carità, poi quello è ovviamente un falso, però va bene anche la narrazione che fanno, se gli fa bene raccontarla così va bene, però noi siamo stati fino all'altra settimana con 200-300 morti al giorno. Allora, se abbiamo fatto un errore qui, è di ottimismo. Voglio dire, adesso non cambia niente, perché non è un morto in più o in meno che fa la differenza, però non sanno nemmeno andare a leggere una tabella, un grafico e riportare dei numeri correttamente e ti accusano di quello che vogliono accusarti, anche se tu veramente, noi questi grafici sono tutto tranne che perfetti, questi risultati, ma se abbiamo peccato d'ottimismo, non di pessimismo di sicuro, perché con RT uguale a 1 diciamo circa 100 morti al giorno, siamo stati super ottimisti, ce ne sono stati un'esagerazione in più. Comunque vabbè, dai, questo era solo per così fare un po' di polemica, visto che ne ho fatte tante. Questa non ve la racconto neanche, questo in realtà è l'inizio della discussione, se vogliamo, perché noi abbiamo fatto lavori mostruosi sul rischio degli operatori sanitari, abbiamo fatto tante cose. È una critica contro ignoti che faccio, però voglio dire, e perché nelle scuole non siamo riusciti a dire niente? È stato il problema di cui abbiamo discusso da aprile dell'anno scorso, con chi chiedeva riapriamo le scuole fino al 10 giugno, dal 1 maggio al 10 giugno. In un anno non siamo riusciti a mettere in piedi uno straccio di studio che ci permettesse di avere risultati almeno confrontabili con questi. Cioè noi negli operatori sanitari sappiamo chi è più a rischio in termini di professione, in termini di reparto in cui lavora. Non sappiamo tutto, ma qualcosa sappiamo. Sulle scuole è un rammarico enorme, non siamo riusciti a dire niente di sensato in un anno, perché mi è stato anche chiesto, io ho proposto degli studi, tutti morti al momento della loro presentazione, non chiedevo soldi, sia chiaro, no? Ho proposto delle indagini che non sono andate avanti, diciamo così. E questo è un rammarico, nel senso che poi per studiare sta cosa servivano, io ho fatto vedere tante cose, ma tante, voglio dire, ancora oggi non le sappiamo. Io cosa succede in una scuola, giuro, non l'ho capito. Non so voi, io non ho la più pallida idea.
è uguale per certe categorie, ma magari lì è un po' più complicato. Voglio dire, i ristoratori, poveretti, ma veramente poveretti, nel senso che ci hanno veramente sofferto tanto, ma sono stati chiusi, io credo giustamente, ma sono stati chiusi su una base euristica, non lo so neanche come definirla, perché dati non ce n'è. Si pensa che il ristorante, il bar, la palestra siano luoghi pericolosi, e in parte lo sono, però vere analisi su questo non è state fatte. Io dico, male che non sono state fatte, però dico anche, difficile farle. Però sulle scuole no, sulle scuole si poteva anche farle, perché i metodi per analizzare cosa succede in una scuola ci sono, e purtroppo questo è un rammarico, ed è la prima parte della mia discussione, che non è una grossa discussione, veramente, la conclusione. Sono più che altro, io dico che adesso giudicarmi, non devo giudicarmi, io credo che, o meglio, da scienziato non ci si giudica mai, cioè ti giudicano gli altri. E io credo che abbiamo messo insieme un po' di strumenti utili, ecco, poi si poteva far meglio come sempre, però abbiamo anche, oltre a quello che non abbiamo fatto ad esempio sulla scuola, però abbiamo anche fatto un errore colossale, ma di ignoranza, dovuto alla nostra ignoranza, di considerare questo come un problema sanitario e basta, anche perché sapevamo solo trattare quell'aspetto lì. In realtà l'economia e l'impatto sulla vita sociale non doveva essere trascurato. Noi l'abbiamo trascurato, ma il mondo intero lo ha trascurato da un punto di vista scientifico, o quasi trascurato, per ignoranza, ripeto, perché poi bisogna saperci mettere mano a quegli aspetti lì, non è ovvio. Però è anche questa una limitazione enorme su cui, secondo me, nel futuro bisognerà ragionare. È vero che la storia ci ha insegnato che non serviva, perché in realtà noi le epidemie le abbiamo sempre analizzate così e andava bene. Poi quando ti arriva una cosa di questo tipo ti accorgi che non è vero, cioè tu devi trattare allo stesso livello altri temi che vanno considerati. Poi vabbè, anche qua secondo me c'è da lavorare sul futuro. Nel futuro, io non è per dire, però a livello di cultura scientifica, insomma, io ci sono veramente pochi gruppi in Italia che si occupano di queste faccende. Questa è una cosa su cui io credo che tutti debbano riflettere e valutare se non sia il caso di fare qualche investimento in più, anche per preparare, non parlo della popolazione, parlo di noi, insomma, come io non so di tante cose o di quasi tutte tranne queste, che sa veramente di questi aspetti, ci contiamo sulle dita di una mano. Io credo che abbiamo capito che quando succedono queste cose sono il problema più importante dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ci siamo arrivati in pochi e impreparati, e secondo me bisognerebbe fare una riflessione seria su questo e sugli investimenti da portare nel futuro. Io, ecco, il penultimo punto è una mia questione personale, però io credo anche questo che vada un po' condiviso, nel senso che comunicare a voi, ai colleghi, è una cosa, comunicare a 60 milioni di italiani è un'altra faccenda, e secondo me, io in tutta la mia vita, ma nemmeno in questi giorni in cui serviva, ho imparato qualcosa, studiato qualcosa, ho trovato qualcuno che mi insegna come fare questo tipo di comunicazione. Questa è una lacuna orrenda. La cosa peggiore, a parte i morti di questa pandemia, è stata la comunicazione scientifica. È stata veramente orrenda. Colpa di tutti, però appunto mi ci metto anch'io, che per quel poco che ho comunicato io al pubblico, non è che ho abusato. Però naif, voglio dire, sì, senza sapere quello, come va dette le cose, quello che è importante dire, quello che no, quello che fa confusione, è veramente complicato, e arrivarci impreparati non è stato una buona cosa. E poi il rapporto, vabbè, anche questo io credo di dire un'ovvietà, ma insomma, il rapporto scienza, politica, media, come espressione della società, se vogliamo, o cittadini, perché è un qualcosa che anche qua è stato un cortocircuito continuo. Anche questo io credo che ci sia tanto spazio per ragionare attorno a queste questioni.
come la scienza si interfaccia alla politica, come la politica usa la scienza, come si parla ai media. I media stessa dovrebbero fare una riflessione seria sulla qualità di quello che hanno prodotto in questo anno e mezzo. Però, ecco, fine, vi lascio con queste conclusioni. Sono andato lungo, Andrea? Beh, hai riempito tutta l'ora, però direi che è stato molto interessante, molto istruttivo. Grazie che sei toccato veramente tanti aspetti, oltre a quelli strettamente tecnici, direi che hai dato un quadro molto... Mi piace. Ci sono domande? Beh, se qualcuno vuole fare una domanda... Grazie Stefano, per questa incredibile cavalcata che hai fatto attraverso... Però vorrei solo ricollegarmi all'ultimo punto sul fatto dell'impreparazione, sul fatto... Ecco, vorrei esprimerti però anche, capisci, il problema di altri ricercatori come noi che non hanno avuto i dati a disposizione. Vuoi che commento sui dati? No, ma tu lo sai, noi ci siamo sentiti... Ma noi il 15 aprile abbiamo chiesto il Ritorno Superiore di Sanità, 15 aprile 2020, avendo pubblicato il nostro primo articolo su... No, lo so, ma tu sai, cioè, noi ci siamo sentiti... Il problema quindi è anche un po' quello, insomma, che capisco che sia un problema che non si possono dare i dati a tutti, ok? Però no, allora, la colpa nostra, dire che è colpa nostra, onestamente, francamente, questo mi sembra un po' eccessivo. No, ho detto quello. Siamo i modellisti, perché poi dopo c'è tutto il problema di comunicazione scientifica, no, da parte dei vari Zangrillo, eccetera, eccetera. E no, quella è stata sicuramente devastante. Su questo sono... Non mi riferivo più a quello, No, non volevo dare colpe... No. Tu lo sai quanto ho apprezzato il vostro lavoro, ma... e allora, no, ma nel senso che ovviamente io non decido le policy di gestione dei dati dell'istituto, ci sono delle leggi che le gestiscono, che obbligano a gestire i dati in un certo modo. Dopodiché, quando io ho detto che a prescindere da chi ha avuto i dati o no, non è che ci sia... un numero esagerato di gruppi che fanno il nostro lavoro. Questo volevo dire. Non, dopo il fatto che non abbiano nemmeno ricevuto i dati, è chiaro che è una limitazione che non dipende da me, però è andata così. Dopodiché ti dico, il fatto è che io credo che ci sia stato un irrigidimento sui dati, anche dovuto al fatto che qualcuno può aver pensato, se questo è il livello di cose che... Allora, diciamo la più tecnica, la peer review non è mai stato un problema, neanche per l'istituto. Cioè, il problema è stata la comunicazione dei modellisti sui quotidiani. È stato quello il problema, perché se tu fai un lavoro peer reviewer, dica quel che dica, ha la sua dignità, non c'è nessun problema. Però tutto questo fiorire di modelli, io ti faccio un esempio, guarda, senza fare nomi e cognomi, io ero al Ministero della Salute il 20 di febbraio, il giorno prima del paziente 1, mi hanno chiamato la notte a dirmi c'è il primo caso. C'è stato uno che davanti al Ministro della Salute ha presentato dei conti che dicevano l'epidemia di Covid finisce nel mondo il 13 o 16, non me lo ricordo, diciamo 16 marzo 2020. Allora, questo è il problema. Che se tu non hai una conoscenza diretta di chi sa, di chi utilizza i dati, questi qua secondo me si sono irrigiditi. Guarda che io parlo per terza persona, io non c'entro niente. Cioè io i dati me li hanno dati, e vabbè, io lavoro con loro da 10 anni. Però sul fatto che non siano stati il massimo dell'apertura nel concedere i dati, secondo me ci sono stati dei segnali che sono arrivati dai quotidiani, non dalla peer review, ripeto, non dai giornali scientifici veri, sono arrivati dei messaggi che ti hanno fatto intuire che aprire quei dati lì ci va, forse, perché la controprova non c'è, un disastro comunicativo ancora peggiore di quello che c'è stato. Questa è la mia impressione.
Dopodiché, ti ripeto... Tu hai visto che, scusate se sto monopolizzando la discussione, però tu hai visto che i quotidiani non presentavano l'opinione di modellisti qualificati, c'era l'astrofisico, la fondazione, non dico il nome, quella che pubblica sempre sul Corriere della Sera, che ha nel consiglio scientifico, hai capito, fisioterapista, no, no, cose più ignobili. Però non è che ci voglia molto per andare a vedere. Scusa, ho problemi col bambino. Fammi... Ma mi fermo perché... Ubi Maio, cos'è che vuoi? Se intanto qualcuno vuole prenotarsi per una domanda, magari può alzare la mano nel reaction, così quando torna Stefano lo faccio parlare. Eccomi, scusate, ma voleva cambiare canale. C'è qualche altra domanda? Se no, vedo Margherita Carletti, prego. Buonasera a tutti. Volevo chiedere, spero che una curiosità personale, perché sono marchigiana, c'era una slide in cui si diceva che quando si parlava delle varianti, le Marche erano state escluse dallo studio perché c'era un'eterogeneità nella raccolta dei dati. Ecco, mi chiedevo se poteva dirlo, perché non so se è possibile, però siccome io sono marchigiana e poiché noi non abbiamo accesso a nessun dato, confermo che noi anche dalla regione abbiamo un bollettino su Telegram che non so, non riusciamo neanche a far fare tirocinio agli studenti, perché i dati sono quelli appunto del canale Telegram. Mi chiedevo, ecco, che cosa significava, se era possibile saperlo, questa cosa della esclusione delle Marche da quello studio per questa eterogeneità dei dati. Adesso vado a memoria. Allora, io credo, intanto non me lo ricordo, allora, diciamo la verità, non me lo ricordo il motivo. Ha usato, qui c'è scritto, vado anch'io a leggere, Mark adopted a different survey methodology. Io credo che siccome... Basta, adesso mi è venuto in mente. È abbastanza complessa la faccenda. Allora, all'inizio si faceva, siccome non c'era capacità di sequenziamento, non che ce ne sia tantissima oggi, ma qualcosa c'è, allora si faceva uno screening con una tecnologia che si chiama Thermo Fisher, che individua sul tampone, quindi se prima di fare il sequenziamento, ti dice se quello è un buon candidato per essere una variante o no. Se è un buon candidato lo sequenzi, se non è un buon candidato ti eviti una sequenza. All'inizio l'abbiamo fatta così, dopo la survey si è detto no, ferma, adesso noi vogliamo essere sicuri di tutto, sappiamo farlo, si sequenzia tutto, non si usa più il Thermo Fisher. In quel round lì la regione Marche ha continuato a fare il Thermo Fisher, tutto lì, adesso mi è venuto in mente. Davide Torre che ha alzato la mano, prego. Sì, buonasera, mi sentite innanzitutto? Sì. Ok, sì, volevo fare una domanda a lei, dottor Merler, per quel che riguardava appunto quest'ultimo punto che abbiamo toccato, che è un po' il rapporto che c'è fra, diciamo, modellisti e un po' i media. Non so, le dico un po' a tutti quella che è la mia esperienza. Quando è scoppiato il Covid, io ho avuto, diciamo, praticamente una delle persone con cui convivo, una mia coinquilina, insomma, lei è una giornalista proprio, fa questo di professione. Diciamo che, questa persona e lei si troverebbero molto d'accordo, perché pure dal suo punto di vista proprio c'è una certa incomunicabilità, chiamiamola così, c'è proprio una difficoltà a comunicare. Una cosa però che io e questa persona avevamo notato è proprio il fatto che da uno scambio reciproco di opinioni, di idee, cioè di incontrarsi, diventerà più chiaro sia dal lato mio magari il poterle spiegare qualcosa, che dal lato suo nel comprenderlo. Non è, potrebbe essere una buona idea per risolvere questo problema che durante, che so, i dottorati oppure che so, durante gli anni di università
per le varie facoltà che ci sono, proprio un po' più dei laboratori, mettiamo la facoltà di medicina, la facoltà di biologia di turno e quella di scienze delle comunicazioni, questa è una soluzione, ad esempio. Ma io, per quanto non sia esperto di questa materia, cioè mi sono limitato a mettere le mie impressioni, no? Non è che ho delle soluzioni ai problemi, ho enunciato dei problemi che ho visto, però non mi sembra per nulla male come idea, nel senso che poi, soprattutto adesso magari i fisici delle particelle magari hanno minori problemi di questo tipo, perché la loro scienza è meno, diciamo, direttamente collegata alla vita poi dei cittadini. Ma chi fa scienze della vita, voglio dire, studia cose che in linea di principio poi hanno un impatto diretto sulla vita di 60 milioni di italiani e di 6 miliardi di persone nel mondo. Quindi io penso di sì, almeno penso che sia una buona idea. Come durante il corso di dottorato, non so se è previsto in qualche scuola o no, fare dei corsi di comunicazione scientifica, ma non quella, anche quella ovviamente, perché ci serve nel nostro lavoro, come si fa la presentazione, che, vabbè, però quello più o meno glielo si può insegnare in tanti modi, ma soprattutto come ci si interfaccia con i cittadini quando si va a raccontare queste cose. Non la vedo per niente male. Sì, sarebbe proprio l'idea, in realtà era venuta in mente a me, a questa coinquilina per l'appunto, perché, come dire, ci eravamo proprio detti effettivamente, se, che so, lo scambio che ci facciamo davanti all'amaro del capo alle 9 di sera dopo la cena diventasse una cosa più sistematica, si pensava che forse poteva essere una cosa che fa bene a tutti, ecco, perché dal lato mio è stato un arricchimento il dover imparare a spiegare, mi si passi il termine, dal lato suo però è stato un arricchimento, perché appunto, magari appunto, non so, io sono un fisico, cioè per spiegarle quelle cose della mia materia, sono un impiegato al CNR in questo momento, spiegarle quello che ho fatto io durante la ricerca, a lei ha fatto bene, a lei c'è comunque, come dire, è stato uno scambio molto che ha fatto crescere entrambi, e quindi un po' la domanda deriva da questo, cioè l'estendere quella piccola esperienza che si faceva. No. Ovviamente questo mitiga i problemi verso chi vuole fare un lavoro onesto, poi c'è anche chi, non è questione di come gliela racconti, è questione che a lui interessa raccontarla in quel modo là, punto. Quello non lo eviti, voglio dire, però già fare una comunicazione decente con chi vuole farla sarebbe utile. Io devo dire che ogni tanto ci sono riuscito, a volte no. Certo, ok, grazie. Ci sono altre domande? Intanto ne farei una io, Stefano. Proprio su questo aprile le riaperture. Io devo dire che personalmente adesso ero un po' preoccupato della cosa, nel senso, voi avete fatto questo schema, se il RT rimane intorno a uno cosa succede, e invece fortunatamente l'RT poi è scesa, è sul codice più basso. Io onestamente ero un po' preoccupato, non avevo fatto modelli precisi, ma ero un po' preoccupato. Tu hai una rientra abilità di previsione che avevate? Allora, noi ci abbiamo provato e ci abbiamo rinunciato. Voglio dire, noi ci siamo provati in un momento in cui ci sono le varianti, ma non le conosci bene, perché bisogna anche tener conto che noi questo lavoro l'abbiamo fatto a fine marzo, credo, che l'abbiamo presentato in CTS il 10 aprile, che voglio dire è stato fatto prima, no? Non è che l'abbiamo fatto il 10 di aprile. E ci sono le varianti che non conosciamo bene, tante cose non le conosciamo nemmeno oggi, no? Nel senso che i morti in più che non abbiamo predetto con RT1, che dicevo prima, potrebbero semplicemente essere il risultato di quello che si diceva, ma che non è mai stato pienamente dimostrato, che questa variante inglese ha un impatto maggiore sull'ospedalizzazione, sulla mortalità. Noi quelle cose lì non le sapevamo, quindi però al di là di quello non sapevamo tante altre cose, avevamo dei dubbi sulla trasmissibilità in più o in meno,
Le prime stime che abbiamo fatto di trasmissibilità erano intorno al 30%, tra il 30 e il 50% in più c'è un abisso. C'erano i vaccini, anche lì, quanti ne daremo, quanti non ne daremo. Ecco, questa è la cosa che volevo dire prima che non mi ricordavo più. A dicembre si diceva, se arriviamo a 250.000 dosi al giorno è tutto, è grasso che cola, no? Perché si era visto che durante le vaccinazioni di influenza stagionale si arriva a 170-180.000, arrivare a 250 sembrava, poi siamo arrivati a 600.000. Però appunto, ad marzo, se tu vuoi dire come andrà, devi dire anche come andrà la vaccinazione. Voglio dire, gli interventi, voglio dire, noi avevamo quelle stime che vi ho fatto vedere, le zone gialle, quanto hanno ridotto, non ridotto. Sì, però adesso quella roba là cosa diventa? Resta la stessa? Si applica ancora? Noi ci siamo trovati con una complessità di cose di cui non sapevamo nulla, che abbiamo rinunciato a fare quello che invece abbiamo fatto ad esempio ad ottobre. Ad ottobre, no, anche se incerta, l'abbiamo fatta una sorta di scenari diversi, ma tutti molto pessimisti, perché che andasse sopra uno ne eravamo abbastanza certi. E stavolta abbiamo abdicato. Ovviamente ce l'hanno chiesto e noi gli abbiamo detto no, noi non lo facciamo sul lavoro, perché è una stupidaggine scientifica, secondo noi, in questo momento dire cosa succederà. Ci sono talmente tante variabili che non conosciamo che noi ci abbiamo rinunciato. Poi magari si poteva fare, forse sì, non lo so. Però abbiamo fatto quel lavoro lì perché era un rimedio alla incapacità di fare qualcosa di meglio. Ciò detto, quello che mi preoccupava, che è quello che hai chiesto tu, è appunto l'incertezza. Voglio dire, io nell'incertezza mi preoccupo perché ne avevo anch'io dubbi. E quando non sai bene che cosa succede, secondo me è meglio essere prudenti. Va bene. C'è una domanda da Nicola Perolini. Volevo innanzitutto ringraziare anch'io per il seminario veramente illuminante di un'avventura assolutamente straordinaria quest'anno. Ho una domanda molto semplice. Il fatto che oggi non ci ha parlato di futuro, dei prossimi mesi, lo prendiamo come un segno di ottimismo per cui siamo tranquilli? No, allora me lo auguro anch'io. No, ti direi anche che sono abbastanza ottimista, anche perché insomma, anche se non, allora il problema oggi, allora qui diciamo c'è un problema reale e uno potenziale. Quello reale è la variante indiana per diciamo il prossimo futuro. Se mi rifaccio a quello che dicevo prima, nell'incertezza mi preoccupo, dovrei preoccuparmi, perché in realtà non sappiamo molto. Sì, ci sono queste stime di maggior trasmissibilità, però sono fatte guardando il tasso d'attacco in famiglia, no? Prima si infettava il 30% dei familiari, oggi il 40%, e allora vuol dire che è più trasmissibile. Insomma, a me non mi convince moltissimo questa strategia, però al di là di questo è chiaro che invece dà problemi sui vaccini. Però l'ottimismo che mi viene comunque è intanto che sta calando comunque tutto anche in Italia, magari aumenta la prevalenza di indiana, ma in un contesto di calo generalizzato dell'incidenza. E io spero che la differenza tra UK e Italia, per quanto non si può dire che sia solo un ritardo che arriva anche da noi, non si può escludere nulla, però il fatto è che UK ha vaccinato pesantemente con AstraZeneca, ce l'hanno loro, è loro il vaccino e hanno usato quello. Le stime di efficacia dopo la prima dose contro la variante indiana sono bassine, parlano del 60-70% di efficacia. Loro hanno vaccinato tutti con una dose, cosa che loro era anche giusto fare, perché avevano un disastro in casa. Io sinceramente la nostra strategia di allungare le due dosi non l'ho mai compresa, e a maggior ragione mi convince meno oggi, però a prescindere da quello che penso io, noi abbiamo vaccinato tutto a RNA, che invece ha un'efficacia notevole anche dopo la prima dose contro la variante indiana. Quindi io tutto sommato la vedrei
positivamente, per quanto non bisogna comunque smettere di monitorare, di guardare, di studiare, perché però che l'indiana non debba essere un problema in Italia, secondo me è possibile, non sicuro, ma è possibile. L'incognita invece, non so neanche come definirla, quello che può succedere di tutto, questo è vero, perché voglio dire, l'Africa ha ricevuto, credo, i vaccini, tutta l'Africa, quelli che abbiamo in Italia, no? Quindi non si sta vaccinando in Africa, questo è un dato di fatto. Quindi siccome i virus più circolano e più vuol dire che gli dai chance di mutare, e le mutazioni non sai mai quanto brutte possono essere, secondo me non è terzomondismo, ma è europeismo allo stato puro investire molto sulla vaccinazione in Africa per prevenire potenziali problemi. Grazie ancora. Grazie. Allora, io, se non, a meno che non ci sia una domanda impellente, chiuderei, anche perché ho un altro impegno. Ringrazio molto Stefano, è stata veramente una cosa illuminante, ringrazio tutti i partecipanti, e allora vi saluto, vi aspettiamo la prossima settimana, ci sarà il seminario di Bruno Buonomo. Grazie a voi, buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao.